Appaiata in classifica a quota 3 punti, i mesi Atletico Catania e Nebros si affrontano per il ricco programma della terza giornata di eccellenza. Gli etnei puntano ad un risultato positivo dopo il KO di misura maturato a Milazzo. Sul fronte opposto, la Nebros cerca continuità dopo il successo sulla Leonzio. Allo stadio russo di Via Grande arbitra il signor Federico Di Carlo di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Pietro Fardella di Palermo e Francesco Di Venti di Enna. 3-5-2, questo l'abito scelto dall'Imesi Atletico Catania di fronte a Vitale, trovato da Rigo e Godino, con Zanella e Amante ad agire sui binari esterni. In mediana spazio a Maiorano, Grasso e Sacò, tandem offensivo composto da Leonardi e Randis, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Andrea Di Stefano. Passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Dopo 7 giri di lancette, la prima occasione è di marca locale con il recupero palla rabbioso sulla tre quarti, che libera al destro Leonardi, facile preda però dell'estremo difensore orlandino Mittica. Prime schermaglie di gioco sul rinnovato sintetico del russo di Via Grande, risposta ospite al quarto d'ora con la bordata dalla distanza di Giaimo che scalda i guantoni di Vitale. Al 18esimo, ottima trama sviluppata sul binario destro che manda sul fondo Zanella. Giaimo, impreciso nell'uscita, favorisce Leonardi che non trova la deviazione sotto misura. La Nebros non resta a guardare, lo dimostra il 25esimo con il tentativo dalla distanza di Pontini che trova i pronti riflessi di Vitale sulla sua strada. I mesi Atletico Catania che lamenterebbe un calcio di rigore su Leonardi piuttosto evidente, ma era tutto fermo per una millimetrica posizione di offside del numero 10 sul lancio di Randis, ravvisata dal primo assistente. Al minuto 42, transizione offensiva diretta da Grasso che allarga per Leonardi, sterzata del numero 10, mancino murato sul prosieguo dell'azione, ancora Grasso ad ispirare per Zanella, mancino flebile, facile preda di Mittica. 2 minuti più tardi, sliding door della sfida su un pallone perso in uscita dalla retroguardia ospite, incursione in area avversaria. Diamante, atterrato, indica il dischetto il direttore di gara Di Carlo. Dagli 11 metri Randis non perdona, palla da un lato e portiere all'altra, 1-0 i mesi Atletico Catania. Trascorrono 2 minuti e rientro in campo delle formazioni e Sacò si esibisce in un costo, tutto cuore e grinta, prima di servire in maniera però imprecisa il compagno di squadra Leonardi. 2 minuti prima dell'oro di gioco, Grasso mette il punto esclamativo su una prestazione già sontuosa, percussione palla al piede sull'out sinistra, assistenza aristocratica per Leonardi che deve solo spingere in rete e ringraziare il compagno. Che giocata del numero 8 che sembra aver ritrovato lo smalto degli anni migliori, tutto troppo facile per il numero 10 dell'Imesi Atletico Catania, che ora prova a sfruttare gli spazi lasciati dalla Nebros. Ventagliata di Sacò per Leonardi che apre il gioco a destra prima di buttarsi in area e concludere debolmente però di testa. Al 64esimo, standing ovation per Leonardi che lascia campo a Diallo. 5 minuti più tardi, i padroni di casa che potrebbero chiudere la contesa sulla sventagliata parabolica da corner, prima trovato e poi da Rigo, esaltano i riflessi di Mittica. 1 minuto più tardi, Sacò in posizione di rifinitura spalanca l'orizzonte a Grasso che a tu per tu con Mittica cerca il colpo del campione con un pallonetto alzato in corner dal numero 1 ospite, era comunque tutto fermo in posizione di offside. Al 71esimo termina la partita per Stefano Maiorano, al suo posto dentro Anastasio, Orlandini che prova a rientrare in partita, 10 al termine con il destro largo di un metro di Petrullo. Al 74esimo ancora una travolgente azione di Grasso, tutto troppo facile per Diallo che si divora il gol del 3-0 a 2 metri alla linea di porta. Nel finale scampo di gara per Bocciuei che rileva Zanella nei 6.000 metri quadrati e Russo di Via Grande, standing ovation nel finale per il migliore in campo per distacco Grasso che lascia campo a Rechichi, dentro anche Garofalo per Amante. All'88esimo verticale profonda di Godino ad innescare la velocità di Diallo al quale viene negata ancora la gioia del gol, questa volta per la bravura del numero 1 ospite, triplice fischio al signor Di Carlo, al Russo di Via Grande. L'Imesi Atletico Catania trova la seconda vittoria stagionale rilanciando le proprie ambizioni d'alta classifica. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.